Ciao ragazzi da Vittorio, c'è quasi più rammarico per me il giorno dopo che ieri sera, subito dopo Lazio-Napoli. Parliamo un po' più in dettaglio della sconfitta di ieri sera in questo video. Ciao a tutti da Vittorio, mi raccomando iscrivetevi al canale se siete tifosi da Lazio e mettete mi piace al video. Giorno dopo torniamo a parlare della brutta sconfitta, se volete, della Lazio contro il Napoli. Brutta perché la Lazio meritava molto di più, soprattutto nel primo tempo. La Lazio ha, non dico dominato il Napoli, ma sicuramente creato molto di più rispetto ai partenopei. Eppure è riuscita a perdere incredibilmente una partita. Purtroppo, quello che ci hanno detto quest'anno le partite contro i big è che la Lazio sbaglia troppo. Sia in fase offensiva che in fase difensiva, la Lazio ha sbagliato troppo contro il Napoli. La Lazio ha creato 8 palle gol importanti contro il Napoli, ha segnato solo un gol e il gol è stato un Eurogol di Pedro. Il Napoli, come di solito tutte le big, non ti regala niente, devi creartelo te il gol. E qui è dove sono nate le difficoltà nel primo tempo della Lazio, perché Luis Alberto, come contro il Porto, ha sciupato subito un'occasione clamorosa. Ciro Immobile ha avuto un paio di buone chance, ma è sempre stato da solo. Felipe Anderson, anche lui, ha avuto qualche occasione, ma l'ha persa. Ma il punto nodale, secondo me, è che Ciro Immobile troppe volte si ritrova solo in area di rigore. L'ha detto anche Sarri un paio di tempo fa. Sia Felipe Anderson che Zaccagni attaccano poco l'area di rigore e quindi Immobile si ritrova quasi sempre 2 contro 1. E quando quei due sono Koulibaly, diventa difficile, no? Quando ti trovi 2 contro 1 contro una buona difesa, è difficile trovare il pertugio giusto per segnare. Ci voleva qualcosa di più da parte di Felipe Anderson e di Zaccagni in fase offensiva. Se a questo aggiungiamo che, nonostante la Lazio abbia giocato bene, Luis Alberto è stato molto impreciso ieri. Capite che dal punto di vista offensivo la Lazio ha sì creato tanto, ma Ospina ha fatto una grande parata su Pedro. Le altre sono state conclusioni piuttosto facili. E questo è un problema, perché contro le big non puoi pensare di avere 10 occasioni a partita, devi sfruttare quelle poche che hai avuto. E infatti il Napoli ne ha avute pochissime, ma le ha sfruttate. Le ha sfruttate perché la Lazio ha fatto due regali clamorosi. Sul primo Patrick in uscita passa direttamente il pallone al Napoli e da là la Lazio si ritrova in contropiede. Il secondo, allo scadere, ancora una volta, inserimento centrale non coperto e la Lazio concede un facile gol al Napoli. Ecco. Questi regali le big non te li fanno mai e tu, se vuoi battere una grande squadra come il Napoli, non ti puoi permettere di regalare due gol perché poi rifarli è praticamente impossibile. Patrick ha dimostrato ancora una volta i suoi limiti, ma io direi in generale la difesa della Lazio è una difesa che magari fa 90 minuti buoni, però 2 minuti sbagliano e magari contro lo Spezia riesce a recuperare, contro il Napoli, contro la Juve no. Ed è questo quello che ci ha detto la partita di ieri sera. In più, la Lazio deve cercare di aggredire di più l'area di rigore, di essere più cattiva nei momenti importanti. L'altra cosa che bisogna dire, che è una costante di questa squadra, quando la Lazio subisce gol ha 10-15 minuti di smarrimento. E di nuovo non te lo puoi permettere. Infatti, il Napoli subito dopo ha segnato il gol del 2-0. Per fortuna annullato per netto fuorigioco, ma aveva virtualmente chiuso la partita. Una big non si può permettere 10 minuti di amnesia subito dopo aver preso il gol. Anzi, dopo aver preso il gol, la Lazio doveva reagire, rispondere e magari dare 10 minuti di grande carica, cosa che non è successo. Questo è un altro limite della Lazio di adesso. Una squadra che mentalmente, secondo me, non c'è come dovrebbe esserci. Dal punto di vista del gioco, la squadra è sicuramente cresciuta. Ricordiamoci, qualche mese fa il Napoli ci ha preso a schiaffi vincendo 4-0 facilmente. Questa volta la Lazio meritava decisamente almeno il pareggio e questo è sicuramente un segnale di ripresa. Però il calcio è un gioco dove
vince chi segna di più, non chi gioca bene. Tant'è che la Juve vince senza giocare bene. Ecco, la Lazio gioca bene, ma poi bisogna finalizzare. Quello che manca è la finalizzazione, quello che manca è anche la fase difensiva, dove si fanno troppi, troppi regali. La partita contro il Napoli deve essere un insegnamento per il futuro. Questa squadra sta giocando bene, adesso però bisogna fare lo step successivo. La mia impressione è che con Sarri ci troviamo una squadra che è più forte di quelle di seconda fascia, vedi la Fiorentina, la Roma, ma inferiore alle prime quattro, tant'è che contro le prime quattro abbiamo praticamente sempre perso, abbiamo battuto l'Inter solo una volta. Questo è il mio giudizio, qual è il tuo? Scrivi nei commenti qua sotto. Ciao, alla prossima.